Buongiorno ragazze e ragazzi insegnanti, abbiamo un minuto di ritardo, ci scusiamo ma abbiamo avuto qualche problemino tecnico che abbiamo cercato di mettere a punto, quindi speriamo che adesso fili tutto liscio come l'olio. Benvenuti a questo nuovo webinar del programma di Fondazione AIRC per le scuole, un appuntamento nel quale portiamo nelle vostre classi, in questo periodo direi nelle vostre case, come, insomma, come sono anch'io a casa, i nostri ricercatori, i ricercatori AIRC, perché vi possano raccontare le loro esperienze e i loro progetti di ricerca. Io sono Valentina Morelli, giornalista scientifica, e oggi sono qui in compagnia virtuale, ovviamente, di Alessia Ciarrocchi, ricercatrice AIRC in forze all'IRCCS, di Reggio Emilia. Buongiorno Alessia, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie mille di questo invito. Allora, in due parole di preview, poi facciamo una presentazione fatta bene e partiamo proprio con il nostro webinar. Alessia, cosa vuol dire IRCCS e cosa ci fai tu lì? Sono Tu sei preparatissima una anche io. biologa. Allora, IRCCS in realtà è un acronimo che sta per Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. È un acronimo con cui vengono identificati in Italia tutti gli istituti di ricerca in ambito sanitario. Sostanzialmente da circa, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma una venticinquina d'anni, il sistema sanitario si è dotato, ha cominciato a capire che la ricerca doveva entrare dentro i propri ospedali e ha istituito queste forme di istituto particolari, che poi sono chiaramente proliferate in maniera molto attiva su tutto il territorio nazionale, credo che adesso siano più di 50, e nella mia regione, che è l'Emilia-Romagna, ci sono quattro istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fra cui l'ospedale di Reggio Emilia, che è stato riconosciuto IRCCS, quindi anche centro di eccellenza, nel 2011. E io cosa ci faccio qua? E io faccio la mia attività di ricercatore dentro un istituto di ricerca che si occupa di patologie oncologiche. Perfetto, grazie mille. Grazie. Allora, prima di conoscerti meglio e di addentrarci nel tema di oggi, qualche info di servizio. Intanto ti chiedo se puoi tornare indietro di una slide, perché volevo raccontare un paio di cose. Una è che sulla pagina webinarscuola.airc.it trovate tutti i webinar che sono in programma per il futuro e tutti quelli passati, tutti quelli che abbiamo fatto, che potete riguardarvi, potete scaricare i materiali di approfondimento come quello che abbiamo caricato anche in occasione di questo webinar. E invece sulla pagina scuola.aerc.it trovate tutti i progetti di AIRC per le scuole, che sono quelli appunto riassunti nella slide che ho richiesto ad Alessia. Quindi trovate tutte le informazioni per essere aggiornati, quindi vi potete iscrivere alla nostra newsletter e potete vedere tutte le varie attività, contest, kit multimediali, videogio cioè il videogioco Education all'Isola dei Fumosi, insomma, varie attività per le scuole di ogni ordine e grado per essere al passo con la ricerca e in particolare con la ricerca AIRC. Ultima informazione di servizio, durante tutto questo webinar potete stare in contatto con noi con la nostra chat, con la chat della piattaforma con la quale ci state seguendo. Io vi invito a utilizzarla per fare domande ad Alessia. Vedrete Alessia che forse conoscete perché anche ogni tanto appare anche in TV a raccontare il mondo della ricerca, quindi forse avete già avuto occasione di incontrarla, però insomma è veramente frizzante e stradisponibile nelle risposte, per cui approfittatene. Insomma, per qualunque cosa che magari non sia chiaro o qualunque curiosità che avete su quello che sta raccontando o sulla sua esperienza. Se non riusciremo a rispondere a tutte le domande, lo faremo in un secondo momento. Quindi non preoccupatevi anche se vedete che il tempo avanza e avete paura appunto di fare una domanda di troppo. Non è questo il caso. Allora, Alessia, tu sei una biologa. Quando hai deciso di studiare scienze biologiche e poi di diventare una ricercatrice proprio? Allora, io intanto ti rispondo prima con una domanda. Innanzitutto, vabbè, vedo dai partecipanti che siete tantissimi e questa cosa in questo momento mi sta terrorizzando. Quindi chiedo ai ragazzi di darmi una mano, nel senso che a me quando racconto il mio lavoro, mi piace farlo in maniera interattiva. Per cui, siccome, come vedrete, sarà una chiacchierata molto, molto leggera, qualsiasi curiosità, anche che vi sembra un po' fuori posto, per favore chiedetemela perché mi aiuta ad essere più rilassata, diciamo, dentro questa chiacchierata. E io ho deciso di fare questo lavoro, credo all'età dei ragazzi che ci stanno seguendo.
Nel senso che io non sono nata ricercatore, nel senso che non mi sono, non era un sogno che avevo da bambina non ho mai giocato con i microscopi, semplicemente quando all'epoca si faceva, diciamo, secondo anno di liceo, io ho avuto una prof di biologia molto brava e mi ricordo quando abbiamo studiato i meccanismi della mitosi, della replicazione cellulare, del ciclo cellulare. Questa cosa qua mi è sembrata veramente elettrizzante, cioè l'idea della perfezione con cui i meccanismi con cui si integrano e muovono le molecole dentro la nostra cellula mi è sembrata una cosa talmente straordinaria che proprio mi è venuta voglia di capire come questa roba funzionava. La cosa che mi piace da subito, mi è piaciuto tantissimo del mio settore disciplinare, è la logica con cui succedono le cose, cioè tutto avviene dentro una logica molto ben precisa, non sempre la logica di quello che succede dentro le nostre cellule è evidente sin dall'inizio, perché sennò non avremmo tutti questi problemi a fare il lavoro che facciamo, però è un equilibrio estremamente sofisticato ed è così bello che per me tuttora, dopo tanti anni che studio queste cose, è ancora molto entusiasmante poterci mettere le mani. Quindi io ho deciso di diventare ricercatore più o meno al liceo, quindi più o meno all'età dei ragazzi che ci stanno ascoltando. E lo hai fatto, diciamo, partendo da un piccolo paese di provincia, nelle Marche, sul mare, poi sei passata a Bologna, se non sbaglio, hai studiato a Esatto. Bologna, da lì hai fatto una tappa a New York prima di raggiungere Reggio Emilia, una tappa abbastanza lunga e importante in un centro di ricerca molto importante. Esatto. Esatto. Ecco. Questo riassunto proprio in due parole, però questo percorso con queste tappe, che cosa ti ha portato un po' dal punto di vista professionale, dal punto di vista anche umano, immagino? Guarda tantissimo, premetto che io scherzo sempre dicendo che io sono andata via dal mio paesino di 5.000 anime sul mare, che avevo 19 anni perché finito il liceo, il tempo di andare all'università è più o meno quello. E il giorno che sono partita, io me lo ricordo ancora, era ottobre, se avessi avuto cioè la certezza, come poi è stato, che partivo quel giorno per poi non tornare più a casa, sostanzialmente probabilmente non sarei partita perché insomma, ci avrei avuto un po' tanta ansia. Invece, per fortuna, il percorso di crescita delle persone va un po' gradualmente, per cui ho realizzato, credo solo adesso, che forse a casa ci tornerò dopo la pensione, per cui è stato un percorso che poi insomma, è stato meno spaventoso di quello che avrei immaginato. È stato un percorso che cioè, mi è servito tantissimo, sia dal punto di vista personale che professionale, per due motivi. Diciamo, tutte le varie fasi che ci sono state, quindi la prima fase di avvio alla mia attività da ricercatore, che è stata fatta in Italia presso l'Università di Bologna, è stata fondamentale e ancora più fondamentale l'esperienza all'estero. Io dico sempre che entrambi i passaggi sono stati necessari perché arrivavano come due scalini successivi lungo una scala, no? E quindi non puoi fare quello prima senza aver fatto quello sotto perché sennò rischi di cadere. La formazione che ho ricevuto presso l'Università di Bologna è stata una formazione molto puntuale. Io ho fatto il mio tirocinio di tesi e io ho scelto innanzitutto, vabbè, ho fatto la facoltà di biologia e ho scelto l'indirizzo biomolecolare perché all'epoca c'erano ancora le facoltà a 5 anni e qualche anno più tardi ho preso anche la laurea in biotecnologia. Sostanzialmente, e poi ho fatto a Bologna il mio dottorato di ricerca, che è sempre stato fatto nell'ambito della biologia molecolare. Ho fatto il mio tirocinio di tesi e il mio dottorato di ricerca nel laboratorio di una biologa molecolare della prima ora, nel senso che il mio capo è una donna estremamente energica. Che nel 54, quando aveva 25 anni, per seguire proprio il suo sogno, è stata fra le prime ricercatrici a lasciare l'Italia e andare negli Stati Uniti. E mi ricordo sempre che lei parlava che era andata via con la nave, per cui insomma parliamo di un mondo in cui non era semplice girare come può esserlo adesso. E lei praticamente aveva lavorato gomito a gomito nel corso della sua carriera con tutte le figure centrali della biologia molecolare, da Watson e Crick a Sidney Brenner, quindi tutte persone che la biologia molecolare l'avevano scritta per come io l'avevo studiata. E lei, nonostante appunto io l'abbia incontrata alla fine della sua carriera, aveva ancora proprio forte la voglia e il piacere di fare questo lavoro. E lei mi ha insegnato, insieme chiaramente all'equipe che era in laboratorio quando io sono entrata in tesi e poi in dottorato, come si impianta un progetto di ricerca, quali sono i controlli che devi fare per fare un esperimento, quindi le basi vere con cui costruire bene il processo di ricerca. E da lì
Poi sono andata a fare un'esperienza di postdottorato negli Stati Uniti e negli Stati Uniti sostanzialmente si è aperta la prospettiva. È molto diverso lavorare in Italia e lavorare negli Stati Uniti. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di lavorare negli Stati Uniti è prima di tutto che ero in una città meravigliosa, un pezzo del mio cuore è rimasto a New York. Perché veramente è la città delle persone, è la città dove, siccome in un certo senso sono tutti stranieri, nessuno di fatto è straniero. Questa è una dimensione umana molto bella. E dal punto di vista appunto professionale è stata un'esperienza entusiasmante perché lavoravo in uno dei centri più all'avanguardia dove di fatto tutto era possibile. E quindi sostanzialmente andare a lavorare negli Stati Uniti mi ha permesso di sollevare lo sguardo da quello che era, non lo so, il mio esperimento e contestualizzare i miei progetti di ricerca dentro invece dei quadri molto più ampi in cui si integrano non solo tanti aspetti, ma anche tante discipline diverse. E la dimensione bellissima dal punto di vista professionale che si respira in quei posti è che veramente tu fai parte di una comunità che è in movimento ed è una comunità dentro cui premi Nobel, dottorandi, studenti e postdoc si integrano in una comunicazione che è alla pari. E quindi, sai, poter incontrare nel corridoio del tuo istituto Harold Varmus, per esempio, che è stato premio Nobel nel 1981 per la scoperta degli oncovirus. E sentirti chiedere, oh Valeska, come va il tuo progetto? Ma quel problema con l'anticorpo l'hai risolto? E è un'altra dimensione, è un altro modo di intendere questa professione. Per cui per me veramente l'esperienza negli Stati Uniti è stata formante moltissimo dal punto di vista professionale e dal punto di vista personale è stata la possibilità di entrare in contatto con tanti mondi diversi, perché nel mio laboratorio eravamo in 18, sostanzialmente c'era, a parte il capo, una sola ragazza americana e gli altri eravamo da tutte le parti del mondo, dall'India, dalla Cina, da Israele, dall'Argentina, dalla Germania, dall'Olanda, c'erano due italiani, due spagnoli e quindi si creava veramente questa commistione di culture che al di fuori proprio della relazione professionale ha anche tessuto, diciamo, una rete di relazione personale molto bella che per me è stata veramente importante. Grazie, c'è cioè, un entusiasmo veramente contagioso nelle parole di Alessia. Viene voglia di, insomma, partire subito, immediatamente, andare a vivere queste esperienze. Valentina, adesso ti alzo questa palla, tu schiacciala, la domanda che mi chiedono sempre, ma come è successo da New York a Reggio Che Emilia? sei, esatto, che sei tornata indietro. Ma dove ci sei finita a Reggio Ma Emilia? come ci sei finita? Il parmigiano ha vinto su tutto, cos'è successo? No, neanche quello è stato un caso, nel senso che in realtà io sono tornata in Italia perché, e ci tenevo a raccontarla questa cosa perché molto spesso quando si parla della mia professione esce sempre molto il lato tecnico e professionale, non esce mai il lato umano. Ma noi che facciamo questo lavoro, oltre ad essere degli scienziati, siamo anche delle persone. E quindi nel bilancio di vita Incredibile. delle persone ci sono tutti gli altri aspetti. Io, mentre ero negli Stati Uniti, è nata Aurora, che è la mia bimba grande. E quindi quando è nata lei, io ho deciso che la volevo crescere in Italia, che volevo dare a lei lo stesso background che avevo avuto io, perché mi sembrava ancora in quel momento, diciamo, la cosa migliore. E quindi sono tornata in Italia perché volevo crescere le mie bimbe qua. Dopo poco è arrivata anche Nicola. E quindi ho messo il mio essere mamma così, il benessere dei miei figli davanti al mio lavoro. Però tornando in Italia io mi sono fatta una promessa, sapevo che stavo rinunciando a delle opportunità importanti e sapevo che comunque sarebbe stato un compromesso rispetto al percorso che avrei potuto seguire in un altro posto. Però mi sono ripromessa di fare comunque il meglio di quello che potevo nel contesto in cui andavo ad operare. E quindi, insomma, a distanza di tanti anni, tutto sommato, posso guardarmi allo specchio con soddisfazione. Beh, noi siamo molto contenti che tu sia tornata in Italia, anche direi come cittadini, perché è veramente importante sapere che ricercatori di questo livello, che hanno fatto esperienze di questo tipo, tornano nel nostro paese e anche non solo lavorano nel nostro paese, ma con queste parole, con questo entusiasmo, trasmettono il senso della ricerca, insomma, ai nostri ragazzi e non solo, a tutti i cittadini, come quest'anno abbiamo avuto modo di vedere, perché è una cosa veramente importante, insomma. E come... Questo.
senso io mi permetto, poi dopo non ti interrompo più, di ringraziare AIRC perché alla fine in questa scommessa che è stata tornare indietro dagli Stati Uniti e venire a lavorare in un posto in cui l'attività di ricerca stava partendo solo allora, AIRC è stata, diciamo, la prima istituzione ad avere fiducia nel mio lavoro perché sostanzialmente io, insomma, tanti anni fa il mio primo grant di ricerca e quindi la possibilità di costituire il mio gruppo è arrivata grazie a un finanziamento che ho ottenuto da AIRC sul mio progetto. E quindi AIRC è sempre molto attenta ai ricercatori giovani perché sa benissimo quanto sia difficile per i ragazzi giovani poter impiantare la propria indipendenza, quindi poter esprimere le proprie idee da ricercatori. Quindi non è un caso se a distanza di tanti anni io ancora sento un debito profondissimo nei confronti di AIRC. Allora, grazie appunto per questa tua presentazione, grazie anche per aver ricordato il ruolo dei mentori, dei professori, no? Sia al liceo sia nella tua esperienza all'Università di Bologna. Quindi l'augurio per tutti i giovani è che possano trovare degli insegnanti illuminanti come sono stati quelli che hai avuto tu nel tuo percorso e sono sicura che quelli che ci stanno seguendo oggi, insomma, lo siano. Allora, abbiamo intitolato questo webinar Espressione genica e cancro, quindi adesso entriamo nel bello della scienza, degli aspetti scientifici. Intanto, così, volevo chiedere ai ragazzi che ci stanno seguendo se hanno voglia di provare a scriverci, insomma, se conoscono questa espressione genica, scusate il gioco di parole, se hanno voglia di scriverci che cosa pensano che sia, se appunto se ne hanno sentito parlare o meno. Ops. Però noi facciamo un attimo un passo in avanti. Scusate, sto avendo problemi tecnici, come si può vedere. Eccomi. Allora, prova. Scusate, ma io non sento più Valentina. Cliccare non fare così. Il bello della diretta, mi sento molto Pippo Baudo. Vabbè, allora provo a vedere se intanto parto io. Poi Valentina, nel momento in cui riesci a riconnetterti, molto volentieri interrompimi pure. Intanto voglio una conferma da qualcuno riuscito a sentirmi, vero? Allora, rispondo intanto, vedo che mi state facendo delle domande, rispondo alla domanda di Giulia e mi chiede se il padre mi ha seguito in ogni dove. Giulia, no, in realtà è stata che ho seguito io il padre perché quello che all'epoca era il mio compagno, che poi è diventato mio marito, mentre eravamo negli Stati Uniti insieme, ha vinto una cattedra all'Università di Bologna, per cui sostanzialmente siamo tornati in Italia anche perché lui aveva qua un posto fisso. E quindi sono stata io che l'ho seguito. Dopodiché è andata bene che io sono riuscita a crearmi, diciamo, una realtà professionale nel posto dove eravamo finite ad abitare. Però sostanzialmente sì, ho seguito io il padre, non il padre ha seguito me. Allora, io provo a partire un pochino, diciamo, con quello che volevo raccontarvi oggi. Io appunto vi ho detto che mi occupo di biologia molecolare, che sono un ricercatore che studia la molecola, ma in realtà quello che io faccio, mi occupo di studiare il genoma e di studiare il ruolo che il nostro genoma ha nelle malattie, come il cancro. Faccio una domanda estemporanea, vediamo chi è il più veloce a rispondermi. Chiedo ai ragazzi che cos'è il genoma. Chi è che sta a dirmi cos'è il genoma? Regalo un uovo di Pasqua, al primo che risponde. Ragazzi, vi rispondo io perché ho visto che Alessia dice il patrimonio genetico.
Perfetto. Altri? Scusate, provo. Vale, ci sei? Informazioni ereditarie. Esatto. Cioè, sostanzialmente il nostro genoma, le cellule di un organismo, no, in realtà le cellule contengono il genoma. L'insieme dei geni, il complesso dei geni di un organismo. Sto leggendo le vostre Ale, mi risposte. senti? Io Alessia? ti sento. Sequenze di DNA. Sì. State andando molto bene, ragazzi. Avete quasi risposto tutto in maniera corretta. Allora, il nostro genoma, come giustamente hanno detto i ragazzi che hanno risposto, grazie di averci risposto, è il nostro patrimonio genetico, ovvero è sostanzialmente Mi senti libero. adesso? Io ti sento. Vale? Vai e vieni, Vale. Continuo. È il libro sostanzialmente che scrive tutte le informazioni della nostra vita. Quindi nel nostro genoma c'è scritto chi siamo, se abbiamo gli occhi azzurri, se abbiamo gli occhi neri, se siamo alti, se siamo bassi. Magari da qualche parte c'è anche scritto se siamo simpatici o antipatici, questo ancora non l'abbiamo scoperto. E sostanzialmente è appunto una lunghissima sequenza di lettere che contiene quelli che poi appunto avete chiamato voi i geni, e i geni sono sostanzialmente le parole di questo libro che decide che cosa dobbiamo diventare. Il genoma, come avete indicato correttamente nelle vostre risposte, è fatto di DNA. Il DNA è una molecola molto particolare. È una molecola che innanzitutto ha una struttura molto bella, che è diciamo, è questa doppia elica fatta da due filamenti che si connettono fra di loro attraverso dei legami interni e che sostanzialmente noi la possiamo immaginare come se fosse un doppio filo di perle in cui ogni perla è una lettera. Chi sa dirmi quali sono le quattro lettere del genoma? Io vi aspetto, eh? O se partecipavamo a un quiz di Mike, buongiorno, però non andavamo benissimo, non siete proprio A, C, T, G. Bene, cromosomi contenuti nella cellula. Il DNA diventa cromosomi. Adenina, guanina, citosina, timina. Vabbè, ragazzi, siete bravissimi, io posso anche spegnere, sapete tutto, basta. Esatto, le quattro lettere del genoma sono definite da quelle che si chiamano basi azotate e che sostanzialmente sono l'adenina, la citosina, la guanina e la timina. E queste lettere sostanzialmente si ripetono lungo tutto il genoma con sequenze precise. Il tipo di sequenza con cui queste lettere si ripetono, di fatto, scrivono i geni, scrivono quello che siamo. Ok? Come voi sapete, vi ho detto che la doppia elica viene tenuta insieme da dei legami e questi legami sostanzialmente si stabiliscono fra queste quattro lettere, ma le quattro lettere non possono appaiarsi a caso. L'adenina va sempre in coppia con una timina, la citosina va sempre in coppia con una guanina. E in questo modo sostanzialmente le due eliche, i due fili che costituiscono il DNA si orientano e si autodefiniscono. Ok? Ora, vi dicevo che cioè, mi sembra una cosa abbastanza logica, no? Nell'ottica della comprensione, che se il genoma è il libro su cui è scritto, sono scritte tutte le informazioni della nostra vita, a un certo punto nel percorso della nostra storia di scienziati, noi ci siamo guardati nello specchio e abbiamo detto: vabbè, ma se allora io questo libro lo leggo tutto dall'inizio alla fine, allora io riesco a scoprire tutti i segreti della vita. E soprattutto a capire laddove ci sono dei problemi, come in caso di alcune patologie, qual è il problema. E quindi, se io so qual è il problema, posso poi definire una strategia. È proprio con questa ottica, cioè quella di decodificare il genoma umano e quindi andarlo a leggere nel dettaglio, che e con la speranza appunto di fare in modo che questa lettura ci aprisse delle prospettive nuove nella gestione di molte malattie, che nel 1900, intorno all'inizio degli anni 90,
viene concepito e lanciato quello che tutti voi conoscete come progetti, come progetto Genoma. Il progetto Genoma è stato un progetto enorme dal punto di vista dello sforzo umano, degli investimenti economici e della durata, perché per sequenziare il primo genoma l'intera comunità scientifica, perché è stato veramente uno sforzo di cooperazione fra tantissimi gruppi di scienziati diversi, ha impiegato circa 11 anni e ha investito nel sequenziamento di questo genoma umano risorse economiche che in realtà ad oggi ancora non abbiamo ben capito quante sono, perché sono cifre un po' sfuggenti, sono talmente tanto grandi che quasi si ha paura ad esternarle in termini di comunicazione, ma siamo abbondantemente sopra diverse decine di milioni di dollari investite in questo progetto. E alla fine, nel 2001, finalmente, con queste due pubblicazioni che vedete in Nature e Science, sono i due giornali, probabilmente le due riviste scientifiche più importanti nel nostro settore, con uno sforzo congiunto pubblicano i risultati di questo progetto Genoma. Il progetto Genoma, come vi dicevo, si fondava su quello che all'epoca per noi era un dogma insindacabile, ovvero che nel nostro genoma c'erano i geni, che ogni gene si esprimesse in un RNA che trasferisse l'informazione dal nucleo della cellula al citoplasma, dove questo RNA veniva tradotto in una proteina, e sostanzialmente ogni proteina fa la sua funzione biologica. E ogni funzione biologica viene attribuita ad un particolare processo biologico. Il che significa quindi che se io avessi trovato il gene legato a quella funzione biologica e avessi trovato che quel gene lì era alterato in un determinato tipo di malattia, avrei potuto correggerlo o a livello della proteina attraverso dei farmaci, o proprio a livello del gene, per ripristinare la funzionalità corretta del gene e quindi dell'organismo. Quando però i risultati del progetto Genoma sono stati rilasciati, la comunità scientifica è rimasta un attimino spiazzata per due motivi fondamentali. Innanzitutto, se fossimo in presenza, ve lo chiederei, ma visto che comunque c'è un certo lag nell'arrivo delle risposte, ve lo dico io, il nostro DNA, mi sono dimenticata di dirvelo prima, ma di queste letterine ce ne ha oltre 3 miliardi, cioè sono 3 miliardi di paia di basi che costituisce il nostro DNA. Però questa domanda ve la faccio, quindi sono 3 milioni di paia di basi. Vi faccio due domande, ragazzi, occhio. Quanto è lungo il DNA che c'è in una cellula? E poi vi dico quanto è grande il nucleo, che è lo spazio dentro cui il DNA viene contenuto. Vediamo chi mi risponde. Provate a buttarvi, dite anche delle cifre a caso, è giusto che voi non lo sappiate, è che è un gioco molto divertente questo. Provate a immaginare quanto è lungo il DNA che c'è nelle vostre cellule, in una vostra cellula. Alessia, intanto ti chiedo una cosa, mi Vai, senti? Ok, ti sento, Vale. perfetto, ho cambiato modalità di collegamento, vediamo così. Perfetto, scusate, ci sono di nuovo anch'io, ma tanto Alessia se l'è cavata benissimo anche senza moderatore, quindi. 2 metri, 12 metri. Stanno rispondendo. E il nucleo? Chi mi dice quanto è grande il nucleo? 15 micrometri. 15 micrometri. Ok, perfetto. 10 Nucleo nanometri. 10 nanometri. Allora, siete andati molto bene sulla lunghezza, 2 nanometri circa, siete andati molto molto bene sulla lunghezza del DNA. Un po' meno bene sulla dimensione del nucleo. Chiaramente facciamo una statistica generalizzata perché in realtà ogni cellula ha dimensioni forse qualche chilometro, no, qualche chilometro un po' troppo. E sostanzialmente il nostro DNA è una molecola che tutta insieme è lunga circa 2 metri. E lo spazio dentro cui viene ospitato è uno spazio piccolo che raggiunge. Tenete conto che una cellula ha un diametro circa di 4-5 micrometri e il nucleo occuperà 1-2 micrometri. Per cui stiamo parlando veramente di dimensioni che non sono
fisicamente compatibili, se non attraverso un processo estremamente raffinato di strutturazione. Noi non dobbiamo immaginare il nostro genoma come un filo lungo, ma in realtà come una struttura tridimensionale in cui sostanzialmente la molecola si avvolge su se stessa come in un gomitolo per raggiungere le dimensioni minime dentro cui deve essere ospitata. Quindi vi immaginate chiaramente che questo filo lunghissimo di oltre 2 metri occupa fisicamente nello spazio tridimensionale il diametro di 1-2 micron, il livello di compattazione di questa struttura è enorme e non è solo la lunghezza del DNA che deve essere ospitata nel nucleo, ma è in realtà legata al nostro genoma in questa conformazione tridimensionale ci sono quintali veramente di proteine che svolgono proprio una funzione strutturale al mantenimento e al funzionamento del nostro DNA. Quindi in realtà il nucleo delle nostre cellule è veramente uno spazio super affollato. C'è un vero casino lì dentro e dentro questo grosso casino però le funzioni sono estremamente regolate sia nel tempo che nello spazio. Come vi dicevo, dunque, il nostro genoma contiene circa 3 miliardi di basi e quindi sono state queste 3 miliardi di basi che ci abbiamo voluto 11 anni per leggerlo. Ma quello che ci siamo resi conto è che a fronte di 3 miliardi di basi, i geni che sono contenuti nel nostro genoma sono solo 21.000. Non solo. Questi geni occupano soltanto l'1,7-1,9% del nostro genoma. Ora, per darvi un'idea della tragedia che questa cosa è stata, vi dico solo che l'ombrichino che trovate nel vostro orto, nel vostro giardino, ha nel suo genoma 18.000 geni. E qualsiasi pianta che incontrate per strada, questo chiaramente è una stima generica perché poi anche le piante sono molto diverse, ha un numero di geni superiore a quello che si trova nel genoma. Quindi ragazzi, cioè, potete capire benissimo come questa cosa è suonata come un campanello allarmante per gli scienziati che hanno sequenziato il genoma, perché sostanzialmente, differentemente da quello che ci eravamo immaginati, sulla base del numero dei geni codificanti, noi non eravamo assolutamente in grado di spiegare la complessità che distingue l'uomo dal verme. E quindi, per forza di cose, quella complessità lì doveva essere da un'altra parte e non dove l'avevamo cercata. Non solo, ci si poneva il problema di quello che forse molti di voi conoscono come DNA spazzatura, nel senso che fino al progetto Genoma, per semplificare un po' nella visione un po' semplicistica del nostro genoma che avevamo, se solo i geni sono la parte importante del genoma, quella parte di genoma che non contiene geni probabilmente non serve a niente, o al massimo ha una funzione strutturale. E questa favoletta qua è andata bene finché non ci siamo accorti che in realtà quello che avevamo fino all'epoca chiamato DNA spazzatura o DNA non funzionale occupava il 98% del nostro genoma. A questo punto qualcosa non toccava, qualcosa toccava, quindi qualcosa non tornava dentro al sistema. Perché noi possiamo anche mettere in conto che la natura abbia disperso un po' di energia a riempire degli spazi con del DNA che non è necessario, ma quando la natura si impegna a strizzare una molecola lunga 3 miliardi di basi dentro uno spazio così piccolo come il nucleo, per poi avere il 98% di materiale che non serve a niente, non può necessariamente essere così. Qualcosa di diverso c'era. E quindi, Alessia, scusami, Fatima ci segnala, il genoma umano è Alessia, scusami, complesso. Fatima ci segnala, il genoma umano è complesso. Sì, è molto complesso. Scusate che ho schiacciato dove non dovevo, perdonatemi. Arrivo, eccomi. Il genoma umano è molto complesso. E Fatima, guarda, ho appena cominciato. Arriveremo alla fine di questa conversazione che ti sembrerà impossibile che tutto nel nostro genoma funzioni alla perfezione. Come invece in realtà è, proprio perché la complessità del nostro genoma noi abbiamo solo incominciato ad intuirla, ma in realtà si raggiungono dei livelli di complessità che sono strutturali, che sono funzionali, che sono di sequenza, che
che è, da un lato è, cioè, a me ogni tanto mi viene paura, perché veramente è un disegno, cioè, è come se fosse la tecnologia più fine e complicata con cui l'uomo ha a che fare. Dall'altra però è di una bellezza talmente incredibile che mi continua a venirmi voglia di metterci le mani dentro, perché ancora non ne sappiamo abbastanza. Quindi confermo, Fatima, è veramente molto complesso il nostro genoma. E poi c'era un'altra domanda, o mi sono confusa io? Valentina? No, non vedo altre domande. Ok, allora vado avanti. E Vai. niente, sostanzialmente questa immagine a me piace molto perché così il 90% delle mie settimane finisce così, ok? Che uno parte con un'idea ed è molto convinto che quell'idea è quella giusta, poi fa gli esperimenti. E vigliacco, il più delle volte non è come ce l'avevamo immaginata. E la stessa cosa è successa agli scienziati del progetto Genoma. Siamo partiti che dovevamo decodificare il segreto della vita, ci siamo trovati che invece abbiamo fatto questo sforzo enorme, ci abbiamo messo 11 anni per arrivare in fondo a questa roba, per poi capire che non eravamo neanche lontanamente vicini a capire come stavamo funzionando. Però quello che è il bello del mio lavoro è che il sabato sera siamo messi così, il lunedì mattina siamo già tornati a lavorare con la convinzione che fallire, come dice Henry Ford, non è altro che l'opportunità di ricominciare di nuovo, questa volta in maniera più intelligente. Ed è quello che è stato fatto. Sradicata la convinzione che avevamo sul nostro genoma, sostanzialmente abbiamo iniziato a guardare a quel 98% di genoma che apparentemente non aveva funzione. E come spesso succede, quando bisogna affrontare delle sfide impegnative, e questa lo era molto perché stavamo veramente affrontando l'incognito, il mondo della scienza si muove compatto, nel senso che la scienza è un'attività di cooperazione. Nessuno scienziato lavora da solo, ma lavoriamo sempre in reti dentro cui si confrontano tante disciplinarità diverse, tante specialità diverse. E c'erano due questioni che andavano affrontate. La prima era una questione tecnica, su cui noi biologi non potevamo niente. Ci avevamo messo 11 anni per sequenziare il primo genoma. Come cavolo facevamo ad andare ancora ad investigare lì con quegli strumenti? È come se noi avessimo voluto scolpire un grattacielo in una montagna con il martellino e il picchetto. No, quindi c'era bisogno di cambiare i nostri approcci tecnologici. E in questo senso, in soccorso dei biologi e dei biotecnologi, sono arrivati gli ingegneri, i fisici, i matematici, che hanno di fatto sviluppato degli strumenti di sequenziamento del genoma molto più innovativi. E quindi se il primo genoma lo abbiamo sequenziato in 11 anni, con un costo che non lo vogliamo manco sapere, e con uno sforzo che ha coinvolto centinaia di scienziati, adesso, grazie a queste nuove tecnologie che si chiamano sequenziamenti di nuova generazione o Next Generation Sequencing, sostanzialmente anche qui nell'ospedaletto di Reggio Emilia, che non è proprio l'istituto più grosso d'Italia, siamo in grado di sequenziare un genoma umano nel corso di una notte ad un costo di qualche centinaia di euro. Questo per dirvi come aver sviluppato delle tecnologie capaci di rispondere a una necessità che prima non c'era ha permesso di ottimizzare il sistema. Questo ha fatto sì che, immaginatevi adesso cosa succede, voi immaginatevi che in tutti gli istituti del mondo sostanzialmente si sequenziano genomi ad una velocità molto elevata e in condizioni completamente diverse. Queste informazioni poi vengono messe in condivisione della comunità scientifica e quindi sostanzialmente stiamo raccogliendo tantissime informazioni che vengono dal nostro genoma che stanno sostanzialmente permettendo di andare a guardare dentro questa molecola lunghissima anche nei diafratti più coperti. Non solo. Abbiamo dovuto affrontare un altro problema importante, che però era un problema concettuale. Noi avevamo immaginato che la sequenza, quindi il modo con cui le lettere si susseguivano nel genoma, erano l'unica informazione importante contenuta nel genoma. E che quindi se avessimo attraverso il sequenziamento letto tutte queste informazioni, noi avremmo avuto tutto quello di cui avevamo bisogno.
In realtà il fatto che il 98% delle sequenze non avesse un senso secondo il vocabolario che avevamo a disposizione ci ha anche posto la necessità di andare a guardare ad altre cose del DNA che non siano solo la sequenza. E abbiamo subito capito che la struttura o l'attività epigenetica che si muove sul genoma, l'epigenetica è tutta quella parte di caratteristiche del DNA che non è legata alla sequenza, ma alle sovrastrutture che sono sul DNA, che principalmente sono proteine, ma anche modificazioni a carico delle singole, dei singoli nucleotidi e quindi delle singole basi azotate. E quindi dovevamo spostare il focus dalla sequenza alla struttura e successivamente alla funzione. È partito quindi nel 2007, nel 2003 questo progetto che si chiama Progetto ENCODE, che ha rilasciato i suoi dati parziali nel 2007 e che poi ha, diciamo, definito e sta continuando ancora a riversare informazioni, su cui sostanzialmente una comunità scientifica importante fatta di tanti laboratori si è posta l'obiettivo di capire cosa fa quel 98% di genoma che non contiene geni. Udite, udite, quel 98% di genoma ha una funzione fondamentale, perché quel genoma lì decide dove, come e quando i geni che sono contenuti nella porzione codificante devono essere espressi. E di fatto, essendo molto ampio e molto eterogeneo, è quel genoma non codificante che in qualche modo conferisce ai nostri geni quella complessità di funzione che il numero solo non riesce a Alla faccia della spazzatura, spiegare. La direi. faccia della spazzatura. Esatto. Ecco, ma come viene regolata esattamente l'espressione genica? Cioè, come fa quel DNA lì, appunto, a fare questo lavoro, a dire ai geni dove, come e quando devono essere accesi? Allora, è una cosa molto complicata. Adesso io provo a rendervela in un modo un po' semplice. E chiaramente per farlo devo, come posso dire, ridurre lo spessore in realtà della complessità con cui queste cose succedono. Per cui perdonatemi se ipersemplifico, ma se qualcuno dei ragazzi, diciamo, ha delle nozioni in più e vuole integrarmi, ben venga, sono pronta ad affrontare anche aspetti che non tratterò in questa parte. Sostanzialmente possiamo immaginare che il genoma non codificante svolge la sua funzione di regolazione dell'espressione dei geni con due elementi principali. Da un lato sono domini funzionali dentro proprio la sequenza del DNA. Questi domini, adesso ve li racconto un po', servono a proprio accendere o spegnere i geni a seconda delle necessità. C'è un altro aspetto che è legato al DNA non codificante che sta emergendo adesso in maniera prepotente proprio nella regolazione dell'espressione genica. E sono che il DNA non codificante non codifica per proteine, ma in realtà esprime molecole di RNA che quindi non vengono tradotte in proteine, quindi si chiamano RNA non codificanti, ma queste molecole svolgono una loro funzione proprio come RNA. Abbiamo quindi completamente scardinato quello che era il dogma centrale con cui eravamo partiti, che un gene è un RNA, una proteina. Perché adesso ci troviamo un gene, un RNA, una proteina per 21.000 geni. E un gene, un RNA e tante funzioni per tutti quei geni che codificano per tutti quegli RNA che non codificano per proteine. E quindi si è aperto una nuova finestra di complessità che adesso un pochino vi racconto. Partiamo dagli elementi funzionali del DNA. Per aiutarvi a capire questa cosa qua, che in realtà è un concetto molto complicato, ho usato un modellino che abbiamo sviluppato noi in laboratorio, mentre ci occupavamo di un progetto legato a come un gene che è importante per il tumore viene regolato. Vedete in questo schema molto lineare, immaginatevi che questa sia la sequenza del genoma dove è posto questo gene. Quindi questo è il loco del genoma dove si siede questo gene che chiamiamo gene 1. La trascrizione del genoma parte da quello che si chiama promotore, che è il posto dove inizia la trascrizione dell'RNA messaggero che poi andrà a codificare questo gene. Ho indicato lungo la totale lunghezza di questo gene tante finestrelle con la sigla ENH.
promotore e questi che si chiamano enhancer, abbreviati ENH, sono domini sul genoma che contengono sequenze specifiche e che decidono quando il gene viene attivato. Come fanno? Lo fanno reclutando delle proteine che qua vedete in viola, azzurro, rosa o giallo, ok? Che riconoscono, sono in grado di legare il DNA perché hanno una struttura capace di farlo, ma non di legarlo a caso, ma in sequenze precise. Quindi nel nostro genoma non è solo importante la sequenza che poi fa la proteina, perché sennò viene una proteina sbagliata, ma anche la sequenza con cui questi fattori si portano sul genoma. Nel momento in cui questi fattori si legano in questi elementi funzionali del DNA che si chiamano enhancer, modificano la struttura dove il gene è posto, si avvicinano questi elementi che sono lontani anche diverse centinaia di migliaia di basi dal promotore del nostro gene, si crea una struttura ripiegata come quella che vedete qua, ok? In cui le relazioni fra questi elementi è massimizzata, che ha come unica funzione quello di portare sul promotore del gene, quindi nel momento in cui la trascrizione deve iniziare, l'enzima che poi sintetizza gli RNA, che si chiama RNA polimerase. Tutto questo processo è un processo che si muove secondo le regole della statistica, sostanzialmente, o meglio, degli eventi, perché praticamente questi eventi possono succedere in una condizione normale in cui il gene non deve essere espresso a bassa frequenza e quindi io avrò che solo poche volte l'RNA polimerase potrà essere portato sul promotore e attivare la trascrizione, quindi avrò livelli molto bassi del mio RNA. Nel momento in cui invece, diciamo, questi elementi vengono tutti legati e si crea questo complesso che riduce le distanze, allora la frequenza con cui l'RNA polimerase si porterà sul promotore sarà molto più intensa, molto più veloce e quindi saranno molte di più le molecole che partiranno per la trascrizione e quindi molte più le molecole di RNA che verranno. Ok? Ragazzi, se avete delle domande per questo, questa forse è la parte un pochino più ostica di tutta la mia conversazione. Se ci sono domande che non vi sono chiare, mettetele in chat che poi ci torniamo sopra e andiamo a vedere. Certo, io ti chiedo solo una cosa, Alessia. Tu hai parlato di domini, elementi funzionali, sono sostanzialmente dei pezzettini di DNA, delle sequenze di DNA. Esatto, tenete presente, per esempio, adesso questi sono enhancer che abbiamo caratterizzato noi, queste regioni, il loro nucleo funzionale minimo che abbiamo mappato è di circa 500 paia di basi, ok? Ci sono enhancer o promotori che possono essere molto più larghi a seconda del numero di sequenze che ospitano, perché poi l'altra cosa che mi sono dimenticata di dire, grazie Vale di avermi arretrato un attimo, è che in realtà questi elementi, questi enhancer sono sempre in legge e possono essere più o meno accessibili. La cosa interessante è che, come vedete, io qua ho evidenziato tre enhancer, perché questi sono quelli che noi abbiamo trovato come elementi funzionali attivi per questo gene nel sistema che stavamo studiando, che erano i tumori della tiroide e i tumori della mammella. Abbiamo evidenze però che, per esempio, l'enhancer 4, il 5, il 7, l'8 o il 9 sono elementi che si possono attivare in altri contesti. Per cui, per esempio, questo gene è importante per lo sviluppo osseo. Nel contesto del tessuto osseo, magari l'enhancer 11 e 13 non sono attivi ed è invece attivo, come già sappiamo, l'enhancer 4. E quindi questa dinamicità degli elementi che si possono utilizzare permette alla cellula di avere tante strategie per arrivare a fare il lavoro che deve fare. Non solo, ognuno di questi elementi ha una forza intrinseca diversa. E quindi a seconda di quanto mi serve esprimere quel gene, io posso usare un enhancer molto forte come l'enhancer 13, o usare l'enhancer invece un pochino meno forte come invece l'enhancer 9 e quindi avere un effetto di modulazione estremamente fine su quello che è il livello con cui il gene si deve esprimere. Ok? Ok, scusate, un'altra informazione di servizio. Vedo che insomma, può darsi che qualcuno abbia necessità di scollegarsi per gli orari, ma non preoccupatevi perché il webinar è registrato, quindi potete seguire poi insomma, Alessia la prosecuzione del webinar in un secondo momento. Grazie. Vabbè, sostanzialmente vado veloce così arriviamo a toccare tutti i punti. Tenete presente questa cosa che vi ho detto, che si avvicinano le strutture e in un dominio di DNA si crea una densità di materiale molto forte, ok? La densità di elementi che si viene a creare è tale che si verifica un vero e proprio passaggio di stato.
è che quindi nella regione dove il gene è attivo, la materia cambia e passa ad uno stato liquido, ovvero si creano delle vere e proprie goccioline di liquido dentro cui queste relazioni vengono ottimizzate. E non solo, la gocciolina ti permette di isolare queste relazioni dal resto del genoma in maniera tale che i segnali che devono accendere il tuo gene non vadano per sbaglio ad accendere altri due. E sostanzialmente possiamo, oggi sappiamo che possiamo immaginare il nostro genoma anche come una sorta di collana di perle in cui le perle sono fatte da queste goccioline di materia che ha cambiato stato perché dentro si raggiunge una densità di attività estremamente elevata. Abbiamo poi parlato del fatto che ci sono molecole di RNA che non codificano per Scusa proteine. Alessia, ti interrompo perché ci sono un paio di domande su questa parte, quindi vediamo quello. Allora, Vilma ci chiede se si può parlare di interruttori che accendono e spengono in qualche modo l'espressione dei geni. Assolutamente sì. Sono proprio interruttori che possono pas far passare. In realtà sì, sono degli interruttori un pochino più sofisticati. Immaginiamoceli come gli interruttori di oggi, sai, quelli che possono modulare l'intensità della luce. E quindi si può passare da zero a tutto, quindi da spento completamente ad acceso completamente, ma in realtà attraverso questa modulazione fine noi possiamo avere anche acceso al 20% se abbiamo una serata così in cui dobbiamo tenere le luci soft, o acceso un po' di più se proprio sto cucendo e non riesco a vedere. Ed è la stessa cosa a livello dell'espressione genica. Quello che noi sappiamo oggi è che in realtà il livello è molto importante perché tutte le reazioni che avvengono nella nostra cellula in realtà hanno delle cinetiche e quindi si legano proprio ad un aumento progressivo della quantità di fattore presente che poi cambia la funzione. Quindi se il mio gene è acceso al 20%, io posso aspettarmi che quel gene lì faccia una funzione, quando è oltre, allora magari ne fa un'altra. Quindi questa modulazione è veramente importante e funziona esattamente come un interruttore. Grazie. Grazie a voi. Vado veloce sugli RNA non codificati perché meriterebbero un altro webinar, perché veramente stanno intasando i nostri neuroni dal punto di vista delle capacità. E a me piace pensare, ecco, una cosa che noi non sapevamo è che l'80%, che abbiamo scoperto proprio con il progetto ENCODE, l'80% del nostro DNA non codificante in realtà trascrive RNA, per cui cioè, non abbiamo più l'1,7% che fa i geni che codificano, ma abbiamo l'80% che codifica per RNA. Questi RNA noi li vediamo un po' come the dark side of the moon, cioè il lato oscuro del nostro genoma, perché sostanzialmente l'idea che ci siano degli RNA che fanno una funzione a noi ci ha un pochino spiazzato, perché quando abbiamo studiato ci avevano insegnato che solo le proteine facevano le funzioni. Invece noi abbiamo tantissime molecole che svolgono una funzione, non solo. Il mondo degli RNA codificanti è un mondo estremamente vario e eterogeneo. Io vi ho riportato qua soltanto alcune delle molecole che conosciamo come RNA non codificanti, e più o meno ve li ho fatti dentro delle palle per darvi un'idea di quanto sono abbondanti. Non solo, questi RNA sostanzialmente hanno lunghezze molto diverse. Noi per semplificare li dividiamo in RNA corti, non codificanti corti, sostanzialmente tutti questi piccolini hanno delle lunghezze piccole, forse gli SNO hanno una lunghezza media, e RNA lunghi. Gli RNA lunghi non codificanti sono fatti esattamente come gli RNA messaggeri che codificano per le proteine, cioè introni, esoni, codoni di terminazione, e possono arrivare ad essere lunghe anche, noi abbiamo lavorato sul long non-coding che era lungo 70.000 paia di basi, per cui lunghezza è veramente importante. C'è un altro fattore da tenere presente, ovvero questo io vi ho messo sostanzialmente le dimensioni un po' approssimate del numero dei geni codificanti, che sono questa pallina verde, e del numero degli RNA non codificanti. Come potete immaginare, avendo l'80% del genoma che trascrive queste molecole, gli RNA non codificanti sono molto più grossi, molto più numerosi degli RNA codificanti. E per esempio, facendo riferimento agli RNA lunghi non codificanti, oggi sappiamo che per ogni gene codificante ce ne sono almeno tre di RNA lunghi non codificanti. Quindi sostanzialmente, che cosa abbiamo trovato nel genoma che non codifica? Quella complessità di geni, di struttura, che non avevamo trovato nei geni codificanti. Perché l'altra cosa che abbiamo scoperto è che in realtà questa attività di trascrizione del genoma non codificante è una cosa
che è quasi specifica, in realtà è semplicemente molto più massiccia nell'uomo verso le altre specie. Quindi sostanzialmente attraverso la funzione di questi RNA che non codificano, probabilmente la nostra struttura sopperisce o almeno sottintende a quella complessità di funzioni che divide noi dal verme che troviamo nel nostro giardino. È chiaro che tutta questa attività e la funzione degli RNA non codificanti è molto eterogenea, fanno veramente funzioni tanto, 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 tanto diverse. La maggior parte di questi decide dove, come e quando un gene viene espresso, perché sostanzialmente o regola la stabilità della proteina o la velocità con cui il gene viene trascritto in coordinazione con gli elementi di DNA non codificanti. Però, voglio dire, abbiamo solo cominciato adesso a intuire che cosa fanno queste molecole e quindi io sinceramente mi aspetto che dentro questa parte di genoma che non codifica per proteine riusciamo a trovare parte delle risposte che ancora non abbiamo trovato dentro la parte del genoma che codifica per i geni. Chissà se non ci saranno anche altre sorprese, sì, vedremo. Chissà se anche i nostri ragazzi, i ragazzi che ci stanno seguendo, hanno colto la citazione della Dark Side of the Moon. Gli insegnanti sicuramente sì, chissà se anche i ragazzi, se così, magari andate a curiosare e a cercare di capire di che cosa si tratta. Senti Alessia, ma ci fai qualche esempio concreto proprio? Cioè, abbiamo capito che tutto questo DNA non codificante è fondamentale per regolare. RNA, scusami, non codificante per regolare l'espressione genica, ma in concreto che cosa vuol dire? Allora, niente, cioè, l'espressione genica credo che sia la funzione principale che ci permette di vivere e di essere come siamo. E l'espressione genica è importante sicuramente in condizioni fisiologiche e è molto importante anche in condizioni patologiche, come per esempio il cancro. Io quando devo far capire a che cosa serve l'espressione genica, uso un'immagine tipo questa. Questi qua sono embrioni di Drosophila. La Drosophila è il moscerino della frutta, è uno dei modelli animali più usati nell'ambito della biologia molecolare. Sostanzialmente, ognuno di questi geni, ognuno di questi colori è un gene, cioè segna il territorio in cui il gene viene marcato, viene espresso. Come potete vedere, l'espressione non è a caso, ma ogni gene ha un suo dominio preciso di espressione. Guardate per esempio questo rosso o questo verde, cioè sono finestre spaziali molto precise, non solo, sono anche finestre temporali molto precise, perché i geni devono esprimersi in precisi momenti, non prima e non dopo. Per farvi capire che cosa succede quando questo rigore nell'espressione genica non viene mantenuto, uso sempre la Drosophila. Questi sono mutanti che sono stati fatti in questi animali, alterando proprio questi domini in cui i geni vengono espressi. E quindi, che ne so, esprimendo questo gene rosa, o qua davanti, o magari in un tempo in cui non doveva essere espresso. Qual è il risultato? Boh, per esempio che ti vengono più ali di quelli che devi avere? Perché magari il gene che doveva esprimersi qua, dove l'ala si esprime, si è espresso sulla coda e quindi ti sono venute 3-4 ali di più. Oppure, come in questo caso, i geni che fanno uscire le zampe, che dovevi esprimere sulla parte posteriore dell'embrione, li hai espressi in testa e quindi adesso il nostro moscerino c'ha le zampe in testa. Oppure, come in questo caso, hai alterato l'espressione di un gene che serviva a fare gli occhi corretti e purtroppo il nostro moscerino non ci vede più tanto bene perché l'occhio, anziché essere bianco e quindi essere attivo, è diventato rosso. Quindi, sostanzialmente, l'espressione genica è la centrale di controllo che permette il corretto sviluppo e anche il mantenimento di ciascun essere vivente. È tutta una questione di come, dove e quando i geni vengono espressi. E quindi per questo è il sistema più elaborato che la natura ha messo a punto per fare in modo che le cellule riescano a sussistere e che gli organismi riescano a sussistere. Certo, intanto Alessandro ci dice Michael Jackson, non stiamo impazzendo, il riferimento è appunto al Dark Side of the Moon, però non è corretto il riferimento, quindi bisogna riprovare. No. Ecco, questi No, sono esempi di condizioni fisiologiche, ma noi abbiamo intitolato questo webinar Espressione genica e cancro. Quindi, che cosa hanno a che fare questi meccanismi così sofisticati di regolazione con
la malattia di cui ci occupiamo? Il cancro è una malattia del genoma, perché comunque è una malattia che nasce dalla alterazione della struttura e sequenza del nostro genoma. E come vi ho detto, il livello di espressione genica decide come le cose succedono, gli eventi succedono. Ecco, noi ci immaginiamo. Ecco, questa è una cosa importante. Molto spesso quando si parla di tumore, noi ci immaginiamo che sia una realtà omogenea e che quindi siano dentro il tumore tutte cellule uguali. In realtà, se noi guardiamo dentro al tumore, noi troviamo una situazione variegata, esattamente come queste immagini, in cui ciascuna palla è una cellula ed è di un colore diverso, perché esprime sette di geni differenti. Quindi non solo questi stati differenti sono anche precari nel tempo, perché sostanzialmente una cellula può passare velocemente dallo stato marrone a quello giallo e da quello giallo a quello azzurro e poi tornare indietro a quello marrone. Tutta questa transizione di eterogeneità dentro un tumore la fa il cambio della regolazione dell'espressione genica e la rapidità con cui questo viene messo in place. C'è un'altra questione importante, sempre legata al cancro e all'espressione genica, che purtroppo il cancro non è una malattia statica, ma è una malattia che è pensata per evolvere. E quindi tutte le volte che una cellula tumorale si trova di fronte a un blocco, che può essere un blocco strutturale perché deve metastatizzare e non può andare, o perché noi gli abbiamo dato un farmaco che le fa male, la cellula si adatta e si modifica per superare il blocco che le è stato imposto. E quindi quello che è successo è esattamente questo, che attraverso un cambio del programma di espressione genica, accendendo o spegnendo dei geni che non erano accesi o spenti, sostanzialmente la cellula sviluppa funzioni nuove che le permettono di evolvere e superare il blocco che le è stato imposto. Quindi Alessia, scusami, Fatima ci chiede se in tutto ciò c'entrano le mutazioni. assolutamente sì, le mutazioni sono importanti. Quando noi parliamo di mutazioni nel cancro, la cosa fondamentale che ci viene in mente sono le mutazioni che cambiano nei geni codificanti e che quindi alterano la funzione della proteina. Se io nel copiare la sequenza del DNA introduco un errore, quando andrò a fare la proteina avrò una proteina che non è più normale, ma avrà degli aminoacidi spostati e quindi servirà a fare funzioni diverse. Mi spiego. Una delle vie classiche, che si deregolano i tumori è quella che passa da una serie di proteine che si chiamano chinasi, che poi arrivano ad incidere sulla velocità con cui una cellula prolifera. In condizioni normali, quelle proteine devono essere attivate da meccanismi specifici che si innescano solo in momenti specifici. Se c'è un errore nel DNA che le codifica, le proteine possono sfuggire a questo controllo ed essere costitutivamente attive e quindi dare un segnale di proliferazione costitutivamente. E questo, diciamo, è il senso classico della mutazione. La maggior parte, la quasi totalità dei tumori, si sviluppa perché si creano delle mutazioni oncogenetiche in geni specifici che appunto si chiamano oncogeni. Nel momento in cui noi ci siamo trovati ad affrontare il fatto che l'80-90% del nostro genoma in realtà non contenesse i geni, ci siamo anche chiesti se mutazioni a carico del DNA non codificante potessero essere altrettanto importanti. E la risposta è sì. Perché mutazioni dentro gli elementi funzionali del DNA, che possono essere i promotori o gli enhancer, oppure mutazioni che cadono in regioni dove magari non c'è un elemento funzionale, ma modificando la struttura introducono un elemento funzionale, sostanzialmente non fanno altro che alterare il quadro complesso dell'espressione genica spostandolo verso una funzionalità alterata. Anzi, la cosa che abbiamo capito è che uno dei meccanismi con cui il tumore evolve velocemente è proprio aumentando il numero di mutazioni in quegli elementi funzionali che gli sono necessari per cambiare velocemente l'espressione genica. Alessia, dunque, Claudio ci chiede, se i geni sono regolati da proteine e RNA non codificante, chi regola i geni delle proteine che devono regolare altri geni? Sempre gli elementi del DNA non codificanti, gli RNA non codificanti e le proteine. Sostanzialmente non dobbiamo immaginarci il sistema come presente e assente, ma come vi dicevo prima, è proprio immaginatevelo come un continuum di funzione, ok? Come una sorta di
di iperbole, okay? Che parte bassa e poi va alta fino ad arrivare ad un plateau. Ed è così sostanzialmente. Nel momento in cui un gene deve accendersi, piano piano cominciano a salire tramite meccanismi che possono essere anche non necessariamente legati all'espressione genica, ma alla stabilità delle proteine, la quantità dei fattori che devono andare ad accendere quel gene. Mano a mano che questo fattore si alza, l'efficienza del sistema aumenta e quindi sostanzialmente il sistema si autoregola. Tant'è che moltissimi fattori di trascrizione, che sono poi le proteine che regolano l'espressione genica, si autoregolano. Quindi più è alto il valore del livello del fattore di trascrizione, più il fattore di trascrizione si regola e quindi si esprime, e più lo aumento e più questo sistema si alimenta. Però non dobbiamo immaginarci un sistema di presenza-assenza, ma in realtà come una sorta di continuum a gradazione. Si può, diciamo, sostanzialmente si va da basso ad alto attraverso molto spesso questi loop di autoregolazione. Alessia, chiaramente questo livello di complessità ci racconta anche perché il cancro sia una malattia o meglio un insieme di malattie insomma, difficile da curare, da affrontare. Però il fatto che insomma, appunto, la ricerca non si fermi mai e magari quando si prende un palo in fronte, come dicevamo, come è successo con i risultati del progetto Genoma Umano, si apre allo stesso tempo, un nuovo ambito di ricerca che ci offre nuove risposte fa sì che appunto si trovino anche delle soluzioni terapeutiche che magari fino a pochi anni prima non erano neanche pensabili, immaginabili. Assolutamente, ed è quello che sta succedendo, nel senso che in realtà molte delle nuove terapie vanno anche a provare ad alterare, diciamo, questi stati di relazione funzionale dentro la parte del genoma non codificante. Allora, noi purtroppo dobbiamo avviarci alla conclusione. Dico purtroppo perché avevamo ancora un po' di cose da raccontarvi e ci sono ancora tante domande. Però, no panic, le domande le rivolgeremo ad Alessia. Sono andata un po' lunga, io non mi sono resa conto, nel senso che poi io mi lascio prendere la mano, spero di non Ma avervi io credo che sia proprio bello invece come la mano. lasciarsi prendere la mano e lasciarsi prendere dall'entusiasmo che ci hai trasmesso, ma anche, insomma, abbiamo affrontato, diciamo la verità, anche temi non proprio semplicissimi, per cui credo che ci vada il giusto tempo per raccontarli e per esporli e per farlo in un modo che poi risulti comprensibile e che permetta ai ragazzi di portarsi effettivamente a casa qualcosa da questo incontro. Quindi io no, non vedo criticità, diciamo, nel fatto che c'è rimasta qualche slide e qualche tema da affrontare, se non così il dispiacere di non averlo potuto fare in questo momento, ma insomma, magari organizzeremo un secondo webinar con Alessia Ciarrocchi per tornare ad approfondire le cose che abbiamo lasciato indietro. Allora, appunto, le domande che non le abbiamo potuto fare per questioni di tempo, gliele faremo diciamo a porte chiuse, ma vi faremo avere tutte le risposte, quindi non preoccupatevi. Chiudo però, chiuderei con un'ultima domanda più generale a questo punto, non addentriamoci più in dettagli molecolari, ma così in questioni più, in un certo senso, più politiche forse. Isabel chiede, secondo te quanto è importante sensibilizzare la società riguardo alla ricerca scientifica? Visto che anche il fattore economico incide molto sul costo delle attrezzature e così via. Secondo me è molto importante perché io ho un'idea molto precisa, anzi grazie Isabel di avermi fatto questa domanda, e io ho un'idea molto precisa del mio lavoro. Io sono profondamente convinta che la scienza sia un bene della comunità e che quindi la comunità in un certo senso se ne debba far carico, a che la scienza possa prendersi cura della comunità, la comunità deve potersi prendere cura della scienza. E per fare questo, secondo me, la scienza è importante raccontarla perché molto spesso chi fa il mio lavoro è chiuso dentro il laboratorio. E viene percepito dall'opinione pubblica, dalla società, come qualcuno che si sta facendo i suoi cocci con le sue provette, le sue cose, sembra uno scienziato pazzo. Invece la verità è che noi si lavora su tematiche estremamente specializzate, ma che poi si ripercuotono nella vita delle persone. Per cui noi dovremmo, credo, come scienziati, imparare a comunicare molto di più alle persone quello che facciamo, perché le persone possano riconoscere la nostra attività come un valore aggiunto per la società.
è noto che praticamente i posti, gli ospedali dove si fa ricerca curino le persone molto meglio dei posti dove non si fa ricerca. Queste sono statistiche che non sono io a raccontare. E quindi mi piacerebbe arrivare a questa idea di una scienza sempre più partecipata, o meglio, di una scienza che non si nasconde più dentro il suo laboratorio, ma si porta in mezzo alle persone e in un certo senso accoglie le persone anche dentro il laboratorio per raccontare la complessità, ma anche la bellezza delle cose che si fanno. Perché in quel senso lì forse la nostra attività verrebbe percepita meno aleatoria e più calata dentro la vita di tutti i giorni. Grazie, grazie mille Alessia Ciarrocchi. Se mi posso permettere, aggiungo che è fondamentale sensibilizzare appunto la società riguardo alla ricerca scientifica, come diceva Isabelle, come ci ha spiegato Alessia. È fondamentale anche sensibilizzare sull'importanza della cultura scientifica in quanto cultura. Forse in Italia, insomma, siamo stati un po' indietro rispetto a questo tema, però ecco, è importantissimo essere consapevoli di come funziona la scienza, non di dettagli, insomma. Poi uno può essere più o meno interessato a certi aspetti e appunto a certi dettagli, però avere contezza appunto di come funziona l'impresa scientifica è fondamentale anche per essere cittadini responsabili oggi. Quindi direi che da tutti i fronti sapere di scienza è sempre meglio che non saperne e ringraziamo AIRC per darci l'opportunità di insomma, portare conoscenza scientifica a più livelli possibili. Grazie ancora ad Alessia, Grazie grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti e trovate al termine del webinar un brevissimo questionario di gradimento che vi ruberà giusto pochissimi secondi. Vi saluto e vi auguro buona Pasqua visto che si sta avvicinando e insomma, ci rivediamo nelle prossime settimane con nuovi webinar. Grazie. a voi.